Sapevamo già che il regno animale è pieno di stranezze, ma non riusciamo a smettere di indagare e smascherare le creature dalle caratteristiche più insolite. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per conoscere 10 animali che dimostrano quanto è strano il regno animale. Numero 10. Le puzzette. Chiunque possieda un cane o un gatto può testimoniare che i nostri amici a quattro zampe rilasciano gas intestinali proprio come gli esseri umani. Spesso i colpevoli si siedono accanto ai loro padroni e li guardano con occhi dolci, come se volessero dimostrare la loro innocenza. I polpi e molte altre creature marine come i crostacei e gli anemoni non soffrono di flatulenza e nemmeno gli uccelli. Sugli altri animali dovremmo ancora indagare, ma nel loro mondo esiste una creatura in particolare che trattiene i peti per non rischiare la vita. Stiamo parlando del bradipo, che si nutre di una quantità tale di piante e fibre da causare un grande accumulo di gas nello stomaco. Invece di espellerli con le puzzette, i bradipi riassorbono quel gas nel flusso sanguigno attraverso l'intestino e li espirano dai polmoni. Meglio tenersi alla larga dalle boccucce simpatiche dei bradipi. Numero 9. Uccello vampiro. Le leggende che circondano il mondo degli uccelli sono infinite, ma forse non avete ancora mai sentito parlare dell'uccello vampiro, ovvero il fringuello terricolo. Questo pennuto appartiene alla famiglia dei fringuelli di Darwin, tutti endemici delle rigogliose isole Galapagos, in particolare Darwin e Wolf. Questo fringuello è noto per la sua reputazione da sanguisuga cannibale che lo porta a beccare gli uccelli marini. In circostanze ottimali il fringuello terricolo mangia semi e insetti che trova sulla terraferma, ma quando le scorte di cibo sulle isole scarseggiano deve integrare la sua dieta con il sangue di altri uccelli. Il fringuello sfrutta il suo becco affilato per attaccare soprattutto la sua piede azzurri, dalla quale beve il sangue proprio come farebbe un vampiro. Stranamente la sula non sembra turbata dal comportamento vampiresco del fringuello e si lascia prosciugare senza lamentarsi. Numero 8. Prurito letale. Immaginate di avere le braccia troppo corte per grattarvi la schiena ed essere costretti a sdraiarvi sul terreno per alleviare il prurito. Fatto? Adesso immaginate che anche le vostre gambe siano troppo corte per permettervi di rialzarvi e di restare a pancia all'aria a tempo indeterminato. Sembra assurdo, ma le pecore che si sdraiano a pancia in su per grattarsi la schiena possono effettivamente morire se non vengono aiutate a rimettersi in piedi. Il loro calore corporeo aumenta vertiginosamente a causa della lana riscaldata dal sole e il cibo nello stomaco viene rimesso per colpa della posizione scomoda, soffocandole. Alcune pecore resistono solo qualche ora, mentre altre rimangono agonizzanti per diversi giorni, fino alla morte o all'arrivo di un buon samaritano che le aiuti a tornare in piedi. La prossima volta che vedete una pecora sdraiata, ricordatevi che non sta prendendo il sole di sua spontanea volontà e datele una mano. Numero 7. Becco a spada. Uccelli diversi hanno becchi diversi, larghi, piatti, corti o affilati come una spada. Questo pennuto è il colibrì becco a spada e il motivo del suo soprannome è piuttosto evidente. Può crescere fino a 14 cm di lunghezza, senza contare il becco che misura circa 8 cm. Pesa 12 grammi ed è uno dei più grandi colibrì in circolazione. Si nutre principalmente del nettare proveniente da una varietà di fiori fragranti e colorati. Preferisce quelli ad alto contenuto di zuccheri, che di solito sono rossi e tubolari. Una volta individuata una fonte di cibo preziosa, la protegge con grande aggressività. Per raccogliere il nettare non ha bisogno di posarsi e utilizza la sua lingua lunga, sottile e retrattile, che muove avanti e indietro nella bocca fino a 13 volte al secondo. Il becco lungo e appuntito non serve soltanto a estrarre il cibo dai fiori tubolari, ma anche a trasportare il polline nelle piante dalla forma più allungata. Possiamo dire che il colibrì becco a spada è nato proprio per svolgere questo compito. Numero 6. Il cuore al posto giusto. Il cuore della maggior parte degli animali si trova nel torace, ma quello del gambero è incastrato nella testa. Il motivo affonda le sue radici nella necessità di proteggere l'organo più importante del suo corpo. La parte cefalica, infatti, è circondata da spessi tessuti protettivi, mentre quella della coda è più sottile e vulnerabile. Il cuore del gambero è collegato a 3 vene fondamentali e numerose arterie che portano il sangue ossigenato nel resto del corpo. Il gambero non è l'unico animale ad avere un cuore insolito. Il chionodraco Rastrospinosus vive nelle acque gelide dell'Antartide e sopravvive alle basse temperature grazie a un cuore molto speciale, più grande e circa 5 volte più robusto di quello di un pesce medio.
Il suo sangue non contiene emoglobina, la proteina rossa che si lega all'ossigeno, perché le basse temperature dell'acqua permettono all'ossigeno di dissolversi direttamente nel plasma del pesce. Per questo motivo il chionodraco ha il sangue trasparente. Numero 5. Respirazione cloacale. Alcune specie di tartarughe sono letteralmente in grado di respirare dal sedere. Il termine scientifico è respirazione cloacale e consiste nella diffusione dell'ossigeno contenuto nell'acqua verso l'interno del corpo. Quando le tartarughe vanno in letargo o sono costrette a trascorrere molto tempo nelle profondità marine, ricorrono a questo tipo di respirazione per non rimanere senza fiato. Di solito la cloaca viene utilizzata per espellere i rifiuti corporei e deporre le uova, ma può dimostrarsi fondamentale nei momenti più vulnerabili della vita di una tartaruga. Una delle specie che sfrutta la respirazione cloacale è l'Elsei albagula, nome che deriva dalla combinazione di alba, che significa chiara, e gula, cioè gola. Numero 4. Coppie inseparabili. I lofiformi sono pesci che vivono nelle profondità dei fondali marini e hanno un aspetto non particolarmente affascinante. Alcune femmine di certe specie sono dotate di una caratteristica antenna luminosa che sbuca dalla testa che usano per attirare le prede nel buio dell'oceano. La caratteristica più peculiare di questi pesci è che le coppie formate da un maschio e una femmina sono letteralmente inseparabili. Dal momento che i fondali marini scarseggiano di luoghi dedicati all'accoppiamento, i lofiformi incontrano raramente dei simili con cui dare inizio a una famiglia. Per questo motivo, quando i maschi incontrano una femmina disponibile, non se la fanno scappare. Questo processo è conosciuto come parassitismo sessuale. Anche la rana pescatrice, che nonostante il nome appartiene alla specie dei pesci, segue questa bizzarra consuetudine. I tessuti cutanei della coppia si fondono insieme grazie a un enzima secreto dal maschio, mettendo in comune i flussi sanguigni. Alla morte della femmina, morirà anche lui. Numero 3. Lumache pelose. I cani, i gatti e i conigli hanno un pelo morbido e piacevole da accarezzare. Sapevate che anche alcune specie di lumache possono avere un mantello soffice? La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo a una lumaca è il suo corpo viscido e scivoloso, mentre la seconda un guscio liscio e delicato. Esistono molte specie di lumache di terra dotate di un guscio peloso, che tuttavia è presente soltanto negli esemplari più giovani e si asciuga col passare del tempo. I peli fanno parte del periostraco, il guscio organico esterno. Gli esperti credono che i peli permettano alle lumache di trattenere meglio l'umidità ricavata dalle foglie bagnate delle piante. Questa teoria è supportata dal fatto che le specie pelose vivono soltanto in luoghi molto umidi, come il nord-ovest degli Stati Uniti e il sud-ovest del Canada. Un'altra funzione dei peli sul guscio è la mimetizzazione. Le particelle del terreno rimangono intrappolate tra i peli e consentono alla lumaca di confondersi con l'ambiente circostante. Numero 2. Lenti a contatto. Se pensate che gli esseri umani siano stati i primi a trovare il modo di cambiare il colore dei loro occhi, sappiate che Madre Natura è sempre stata un passo avanti. Mentre noi usiamo le lenti a contatto colorate per motivi estetici, un animale molto particolare cambia il colore dell'iride per una ragione molto più importante. Gli scienziati hanno scoperto infatti che il colore degli occhi delle renne artiche cambia drasticamente tra l'estate e l'inverno, per adattarsi ai cambiamenti radicali dell'intensità della luce solare. In estate, quando le giornate sono lunghe e la luce è più forte, le renne hanno gli occhi color marrone dorato. D'inverno, quando le giornate si accorciano e la luce solare è fioca, gli occhi diventano blu profondo. Questa peculiarità evolutiva fa parte della strategia di difesa degli animali. L'occhio invernale della renna le permette di individuare i predatori che si muovono nell'oscurità dei boschi durante i mesi invernali. Numero 1. Zoccoli contorti. Gli zoccoli degli asini sono molto simili a quelli dei cavalli, ma sono più piccoli e presentano scanalature più ripide. Gli asini si sono evoluti per pascolare su terreni molto duri e per questo gli animali addomesticati hanno bisogno di tanto esercizio fisico quotidiano per limare gli zoccoli e mantenerli in buone condizioni. Per una salute ottimale sono necessarie anche una dieta salutare, tanta acqua e una limatura regolare degli zoccoli da parte dell'allevatore. Se l'asino viene trascurato e tenuto fermo in cattività, i suoi zoccoli continueranno a crescere in modo contorto e l'animale sarà costretto a camminare con le zampe sbilenche. Questo processo si verifica in un lasso di tempo lungo che gli permette di abituarsi alla novità. Se qualcuno lima improvvisamente gli zoccoli cresciuti, l'asino dovrà imparare nuovamente a camminare con le zampe dritte e soffrirà dolori lancinanti ai muscoli.
Quale di queste curiosità vi è sembrata più strana? Ditecelo nei commenti.